Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video. Oggi siamo su questo gioco che si chiama Limbo, che costa 10€ su Steam e l'ho trovato in offerta dell'85%, quindi ho deciso di prenderlo, me l'ha consigliato un amico e inizia così il gioco. Ho cliccato su inizia gioco, vediamo che si zooma su un'ombra a terra, l'immagine si muove sensibilmente, aspettiamo, ok, apre gli occhi, si vedono due occhi. Non ci ho mai giocato, quindi sono qui a provarlo insieme a voi. In questa serie ci si può muovere, quindi saltare e null'altro. Si può soltanto saltare. Allora, qui che cosa abbiamo? Un archivio bloccato, direzione sbagliata. Ok, ho sbloccato un archivio, direzione sbagliata. Vabbè, di solito ci si mettono i segreti a sinistra quando si inizia. Perfetto, quindi avanziamo. Questo ambiente molto scuro, è solo un'ombra. Avevo solamente visto alcune immagini di anteprima, non ho visto nessun gameplay. Quindi sono davvero curioso di capire che cosa dobbiamo fare. Allora, ok, scendiamo giù. Ah, perfetto, non avevo neanche visto che c'erano le punte. Iniziamo benissimo. Allora, non riceviamo grandi punizioni, a quanto pare vite illimitate e tentativi che... C'è una specie di checkpoint invisibile a quanto pare, vediamo un po'. Quindi anche in caso di perdita non... Vediamo un po', che cosa si può... Tirare, ah ok, tenendo premuto si tira. Oppure si spinge. No, si tira. Ah, in modo tale da poterci salire sopra. Facciamo così. Scendiamo la fune. Vediamo cosa ci aspetta qui sotto. Una base. Una base, quindi... Se io mi appendo, la base si appende, ma non troppo. Lì sotto ci sono le punte... Ne sono praticamente sicuro, quindi jump! C'è un tasto per correre? No. Non si corre in alcun modo. Si può solo saltare. Quindi jumpiamo sulla barca. Jump! Molto bello però di grafico questo gioco, mi piace. Sto mino nero, no sense. Anche perché il gioco inizia così, quindi non ci dà nessuna spiegazione, niente, non c'è parlato, non c'è scritto, non c'è trama, non c'è nulla apparentemente a cui può, diciamo, che può dare un senso a questa ombra di bambino, almeno per il momento. Approdiamo su questa riva e vediamo che cosa ci aspetta. Un muro, c'è anche qui da tirare? No, non si può andare da nessuna parte. Forse devo tirare la barca? Tirare la barca? Oh. Meno male che ci ho pensato subito, altrimenti non ci avrei mai pensato. Facciamo così. Saliamo. Qui quasi sicuramente dobbiamo lanciarci dall'altra parte. Ok, ci fa capire più o meno che tipo di gioco è. È un gioco dove... Dobbiamo scalare cose, fare cose. Quindi avanziamo. Come se non ci fosse un domani fino alla fine di questo, credo, primo livello. Allora, queste sono punte. Cosa possiamo fare? Tirarle, allontanandole. Poi facciamo così, le saltiamo. Perfetto. Avanziamo. Ho capito che dove ci sono le maniglie si deve tirare. Oddio, cos'è? Un cadavere schifoso di qualcosa. Facciamo così. Se bisogna ciondolare, no. Oh, perfetto. Bisognava non fare questo. Perfetto. Allora, vediamo un po'. Qui facciamo così. Non si appende. Riaggrappiamoci. Saltiamo. Non ci risaltare di nuovo lì magari.
Provo a togliere questo. Forse è così? No. Neanche per sogno. Allora, andiamo di qua. Facciamo così. Oh! Oddio! Che cosa ho fatto? Ho fatto per sbaglio forse quello che avrei dovuto fare. Oh mio Dio, cioè ci sono riuscito per sbaglio. Cioè, questo gioco è parecchio complicato. Però ora almeno ho capito che si può interagire davvero in diversi modi con le trappole, le cose. Quindi appenditi. Qui dobbiamo mettere veramente l'altezza giusta per farlo aggrappare, dondolare il giusto e jump. No, sto cazzo. Allora facciamo così, risaliamo e ora. Ok, perfetto, avanziamo. Si avanza. Cosa ci aspetterà? Un nuovo buco. Oh, però forse crollano cose. Non ci sono punte qui. Oh, ok. Pensavo ci fosse qualcosa da prendere. Oh merda, oh merda, oh merda. Ok, ora lo so. Ora che lo so, saltiamo. Si va per di qua. Solo erbacce. Qui che cosa abbiamo? Un albero enorme. Altri salti del bambino, soli occhi. Oh, un cubo in mezzo all'acqua. Sono sul cubo. Dobbiamo prendere il cubo, tirarlo, o forse spingerlo. Spingerlo. Ah, davvero? Allora, forse dobbiamo prendere sto coso e portarlo da qualche altra parte, perché lì non si risolve. Vediamo un po'. Qui? Allora, andiamo di là. Volevi fregarmi, eh? Volevi fregarmi, vai. Poi di qua. Poi saliamo su. Ci aggrappiamo. Questo si sta per rompere? Ah no, spingiamo questo. E andiamo a fiducia. Ah, adesso c'è il... Ma dai, c'è anche il danno da caduta. Rigiumpiamo. Rispingiamo e a quanto pare rifacciamo tutto da capo. Quindi saltiamo qua. Giumpiamo di qua. Ci... Vabbè, sei vivo. Ah, cazzo, perché se ti facevi male da 3 metri non andava bene proprio per niente. Ora spingiamo tutto insieme. Lo spingi un po' di più forse, vai. Spingi, spingi, spingi. Perfetto. Corri, corri, corri. E vai, go. Corri, 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 corri. Altro spazio infinito senza il nulla cosmico. E una trappola. Una trappola sopra. Non si sa cosa vuol dire, forse la dobbiamo... Oh merda! Oh cazzo! È un mostro! Che devo fare? Oh merda, mi ha spezzato! Aia! Ok, abbastanza brutale come cosa.
Va bene, comunque, siamo arrivati fin qui in questo ragno, quindi rimaniamo con il brivido di come risolvere questa situazione, perché a quanto pare è tutto un unico pezzo, probabilmente senza l'interruzione dei livelli. Quindi per questo primo episodio è tutto, nel prossimo vedremo come si risolve un attimino questa situazione. Vi invito a lasciare un bel like e un commento, io vi saluto, ci vediamo come sempre nel prossimo video.